Antonio Tamburri, presidente del GS Molise Ricambi. Si è appena conclusa la gara conclusiva del settimo trittico del Molise, gara ciclistica categoria allievi. Ha vinto Viola Donatello della Basilicata, dunque un momento importante e conclusivo che voi come società ciclistica portate avanti da diversi anni. Allora, parlando del trittico, come tu dicevi, è il settimo trittico che abbiamo organizzato con la società di Oradino, che è la prima prova che si fa sempre all'inizio di agosto. Che dire del trittico e delle prove singole? Soddisfattissimo. Quest'oggi sono stato un po' di meno partendo di Boiano, perché a Boiano ci avevamo 126 iscritti con 106 o 108 partendo, non mi ricordo. Qui ci avevamo 106 iscritti e ci sono stato 76 partendo. Può darsi il caldo, perché se ne erano accreditati 86. Allora poi 76 forse hanno visto il percorso un po' duro e si sono... Però tutto sommato voglio dire che è andata bene. Lei è stato anche appunto direttore di gara, nonché patron di questa manifestazione, diciamo una figura importante. Uno sguardo a questo sport che è un po' di nicchia, ma che voi appunto come società state cercando di tirar fuori dei talenti, come è già successo nel passato. Diversi sono gli atleti che hanno ottenuto buoni risultati della vostra società. Allora, ci tengo a precisare che il sottoscritto sono 40 anni che opera nel settore, diciamo così, dal lontano 1975 che abbiamo costituito la prima società qui a Castelpetrosa in Di Pretola, la ciclistica molisana. Da là poi siamo partiti e ancora non ci fermiamo, sia a livello individuale, diciamo così, come società Molise Ricambi, che dopo vari passaggi sono arrivate 20 anni fa, abbiamo costituito la Molise Ricambi. Da 20 anni noi abbiamo come atleta la categoria allievi ed esordiente. Abbiamo puntato da 20 anni fa proprio sui ragazzi per un proseguo, diciamo così, per far uscire qualche talento. Infatti oggi abbiamo 3 talenti professionista che hanno operato nella nostra società. Un dispiacere che ci tengo a ripeterlo pure oggi, come l'ho detto la settimana scorsa, un dispiacere che non abbiamo atleta quest'anno. Dopo 20 anni noi ci troviamo senza atleta, senza allievo, perché può darsi che lo sport è molto difficile, molto... molto duro, diciamo così, però resta il fatto che quest'anno noi non abbiamo atleti. Spero che i ragazzi vengano fuori e possiamo ricostituire una società. Speriamo che per l'anno prossimo ce l'abbiamo. Poi ricordiamo appunto la collaborazione tra la società ciclistica di Oradino, la Pedala Molise di Isernia e la GS Molise Ricambi di Boiano, è appunto un obiettivo comune come lei ha appena detto, e poi è in la concomitanza di due memorial importanti, quello di Nino Priolo, già presidente della società organizzatrice, e oggi ricordiamo Carmine Tamburri, anch'esso dedito allo sport e al ciclismo. Sì, questi sono due memorial, uno voluto dalla famiglia Priolo, che era un socio della Priolo e Tamburri, era una società che veniva prima della Molise Ricambi, e poi Priolo è uscito e Tamburri, che sono io, ha fatto una società nuova, è entrato proprio con il nome dell'azienda Molise Ricambi. E quest'altro memorial l'ho voluto proprio io di persona, perché Carmelo era mio cugino e ci ho tenuto tantissimo, perché con lui siamo entrati nella ciclistica molisana. Allora cerchiamo di onorare la sua memoria con questa manifestazione. Questa manifestazione che continua ad essere un punto di incontro e di richiamo anche appunto per atleti da tutta Italia. Sì, le gare che organizziamo, anche se sono gare interregionali, però le possiamo considerare proprio a livello nazionale. Oggi abbiamo visto 21 società provenienti da diverse regioni,
Domenica scorsa ci avevamo 31 società e provenivano da 11 regioni, escluso il Molise, o 12 regioni d'Italia praticamente, diciamo che ci avevamo il fiorfiore dell'Italia e di questo qua sono molto orgoglioso, proprio in prima persona sono orgoglioso. In bocca al lupo per il futuro allora. Crepi il lupo, speriamo che arrivino i ragazzi per fare un'ottima società e per tirare ancora fuori dei talenti per portarla al massimo livello. Viola Donatello dalla Basilicata, oggi qui in Molise a Castel Petroso, vincitore della gara di oggi, conclusiva, e del trittico settima edizione. Come è stata questa gara? All'inizio è stata molto dura, scatti e controscatti, ma poi ho iniziato a prendere il ritmo con la fuga giusta e siamo andati a prendere il primo e siamo arrivati all'arrivo con un bel gruppetto. E nonostante un percorso abbastanza difficoltoso. Sì, all'inizio pensavo che non arrivavo neanche all'arrivo perché sentivo le gambe un po' dure, ma poi mi sono sentito bene e ho dato quello che potevo. Sei una giovane promessa del ciclismo, quanti anni hai? C'ho 16. E da quanti anni pratichi questo sport? Praticamente da sempre. Infatti c'ho anche due cugini che... Uno Viola Antonio che sta nei professionisti, nella Nippo, e l'altro nei dilettanti nella Altopac. Infatti sì, nella presentazione abbiamo sentito appunto figlio d'arte, tra virgolette, come si dice, da una famiglia già di ciclisti, questo ha influito sicuramente sulla scelta di questo sport. Sì, sì, mi piace molto il ciclismo, soprattutto perché prima cosa ti devi divertire, poi c'è i risultati. In bocca al lupo per il tuo futuro allora. Crepi. Assessore Parpiglia, assessore allo sport della regione Molise, oggi qui a Castel Petroso una tappa importante, quella conclusiva del settimo trittico gara ciclistica, categoria allievi, un momento di sport importante per la regione che coinvolge anche le regioni limitrofe. Sì, assolutamente è la conclusione del trittico del Molise, un'amministrazione che ormai vede la partecipazione di atleti, di allievi, atleti giovanissimi di spessore, di grande spessore tecnico. Ho seguito tutte e tre le gare, veramente ci sono stati degli spunti da alcuni giovani molto interessanti, sicuramente alcuni di loro parteciperanno nel prossimo futuro nei campionati nazionali di ciclismo professionistico e quindi per noi è un grande onore avere qua tante squadre ciclistiche che vengono fuori dalla regione, dalla Puglia, dall'Abruzzo, dalla Toscana, insomma dalla Lombardia. A Boiano ha vinto proprio un ragazzo lombardo con una gara veramente di grande qualità, di grande ricchezza atletica. Per noi è importante perché si promuove benissimo il ciclismo, ma al contempo premiamo anche il nostro territorio. Basta vedere qua ad Indiprete un paesaggio unico che può avere appunto delle ricadute attraverso lo sport anche dal punto di vista turistico. Noi patrociniamo questi eventi anche perché veicolano una bella immagine del nostro territorio, della nostra regione. Hanno partecipato appunto molte associazioni, Molise Ricambi, Pedale Molisano, gli amici di Oratino, Pedale Molisano di Serni e gli amici di Oratino dell'Associazione Ciclistica di Oratino e naturalmente anche le tre cittadine di Castel Petroso, Boiano e Oratino. E quindi è una kermesse di sport che di alto profilo tecnico e sportivo, ma come dicevo prima promuove anche il nostro bellissimo Molise. Termina qui la nostra puntata di viaggio in Molise da Castel Petroso, dove abbiamo seguito la gara conclusiva del settimo trittico del Molise, gara ciclistica categoria allievi. Vi ricordiamo di seguire le nostre puntate sul canale 11 di Telemolise, sul canale 212 di Molise Mio. Dall'Abruzzo possono seguirci sul canale 96 e dal Lazio sul canale 749. Inoltre tutte le puntate potete rivederle sul nostro sito internet www.telemolise.com.